Buonasera, è una giornata molto tesa, ancor più delle precedenti sul fronte politico. Cosa succede? Che c'è intanto un partito della coalizione di governo, della maggioranza, che dice o si cambia la TASI, l'ennesima cosa sulla tassa della casa, o c'è la crisi, noi non ci stiamo, noi ritiriamo la fiducia al governo. E poi c'è Alfano che dice sui matrimoni gay noi non accettiamo nessuna discussione, se passano il nuovo centrodestra lascia il governo e la maggioranza. Non solo però, sul Job Act, sulle nuove regole sul lavoro che sono state rese note nei loro titoli ieri sera da Renzi, l'accoglienza è a dir poco fredda. Ancora Alfano dice la solita zuppa, non c'è niente di nuovo. E dal sindacato la Camusso dice ci aspettavamo molto di più. E dall'opposizione Brunetta parla addirittura di dilettanti allo sbaraglio. Questo è il clima e del resto ci sono tre ministri che sono nel mirino non soltanto delle opposizioni. Saccomanni, per tutto quello che è successo nei giorni scorsi, con critiche molto forti proprio dall'area renziana del Partito Democratico, ma anche due esponenti del nuovo centrodestra, Nunzia De Gerolamo, per una serie di registrazioni che sono state rese note dal Fatto Quotidiano, in cui si descrive attraverso le sue stesse parole come una sorta di ras politico di provincia nel determinare scelte addirittura sui luoghi di ristoro degli ospedali di Benevento. E poi soprattutto ancora la vicenda kazaka che torna a gravare proprio su Alfano per le dichiarazioni del suo ex capo di gabinetto Procaccini che è andato in pensione, si è dimesso proprio per quella vicenda, e che dice no, era stato Alfano a dirmi di ricevere l'ambasciatore kazako per una grave questione criminale, quindi forse sapeva di che si trattava. Questo ha spinto diversi settori della sinistra, PD e anche Sella, a chiedere che Alfano riferisca in aula. Questo è il clima, e come se non bastasse ci sono state scaramucce forti ieri sera sulle cosiddette pensioni d'oro, con accuse alla maggioranza ma anche tra le opposizioni sulle mozioni che sono state bocciate, e la questione che riguarda milioni di italiani dei rincari dei pedaggi autostradali, una levata di scudi soprattutto al nord, e forse non a caso proprio per questo dichiarare addirittura lo sciopero selvaggio, a dire non pagheremo, a chiamare i cittadini alla disobbedienza civile, è il leader, nuovo leader della Lega, Salvini. Ci sono tanti altri fatti, tra cui anche ritorna la famosa casa con vista Colosseo che Scajola si vide regalare in gran parte a sua insaputa con i soldi del costruttore Anemone. Per tutte e due sono stati chiesti 3 anni, una condanna di 3 anni. Tra 30 secondi i titoli del nostro telegiornale. Alta tensione nella maggioranza, Scelta Civica minaccia la crisi se non cambierà la tassa sulla casa. Va giù duro anche Alfano, che è pronto con il nuovo centrodestra a lasciare il governo se il PD insiste sui matrimoni gay. Intanto Letta fa sapere di essere determinato a non accettare diktat e non limitarsi a tirare a campare. Ma intanto è di nuovo bufera proprio sul vice premier. Il ministro dell'Interno torna sotto tiro per le nuove rivelazioni sul caso Shalabayeva, ma non è solo lui sotto il fuoco delle critiche. Gli fanno compagnia Saccomanni tra tasse casa e soldi ai docenti, e Nunzia De Gerolamo per una vicenda di appalti nella sanità a Benevento. Più critiche che consensi per lo schema del Job Act del Partito Democratico, il programma sul lavoro annunciato ieri sera da Renzi. Per Giovannini, il ministro del lavoro, sono proposte che richiedono forti investimenti. Il nuovo centrodestra parla della solita zuppa, mentre dall'opposizione va giù duro Brunetta. Sembra scritto da dilettanti, e Camusso, la leader della CGIL, dice che avrebbe sperato in maggiore ambizione del piano.
Non basta. È polemica anche sulle pensioni d'oro, dopo che la maggioranza più Forza Italia ha approvato un testo in cui si invita il governo a valutare in futuro norme per una maggiore equità. Una linea che non piace a tutti nel PD e che divide anche le opposizioni, che hanno visto bocciate tutte le loro mozioni. Il Movimento 5 Stelle polemizza con Renzi e il PD, Fratelli d'Italia polemizza col Movimento 5 Stelle. Il rincaro è scattato all'inizio dell'anno e sta provocando grandi proteste. È l'aumento dei pedaggi autostradali, in media il 3,9%, ma il peso è soprattutto sulle grandi vie di comunicazione del nord, con rincari che arrivano al 400% nella Padova-Venezia. E la Lega invita alla disobbedienza civile contro quello che definisce un furto. Chiesta la condanna a 3 anni di reclusione e 2 milioni di multa per l'ex ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, accusato di finanziamento illecito per l'acquisto del famoso appartamento vicino al Colosseo, finanziato dall'imprenditore Anemone, a mia insaputa, disse allora Scajola. Per quella vicenda si dimise da ministro. La difesa sostiene che non c'è alcun riscontro del presunto reato.